sedentarietà, fumo, cattiva alimentazione sono alcune delle abitudini sbagliate che gli italiani non abbandonano. Eppure, come dice il 16° rapporto Osserva Salute 2018, in Italia si muore sempre meno, anche se la popolazione è afflitta da malattie croniche che rappresentano l'80% dei costi per le casse del sistema sanitario nazionale. La mortalità prematura è diminuita del 26,5% per gli uomini e del 17,3% per le donne. In poco più di 30 anni il tasso si è ridotto di oltre il 50% e a scendere sono stati i decessi per malattie cardiovascolari e ischemiche. Si muore anche meno di tumori, che restano comunque la prima causa di decesso tra i 19 e i 64 anni. Chirurgia robotica, sostituzione vescicale, tecniche conservative per i pazienti e una migliore qualità della vita in caso di tumore della vescica e della prostata anche in fase metastatica. Test diagnostici ambulatoriali al posto di biopsie. Sono solo alcuni degli argomenti al centro del 26° congresso dell'Auro, Associazione Urologi Italiani, che si è appena concluso a Bologna e che, come sempre, ha accolto il contributo di esperti di altre società scientifiche e dato ampio spazio ai giovani specialisti. Il congresso è stata anche l'occasione per lanciare l'allerta sull'antibiotico resistenza, su cui l'Italia è fanalino di coda. Ascoltiamo Roberta Gunelli, presidente di Auro e primario di urologia all'ospedale Morgagni di Forlì. Con la scoperta della penicillina, dell'antibiotico, nel 1928 da parte di Fleming, abbiamo pensato di risolvere tutti i nostri problemi e quindi c'è stato un uso indiscriminato di antibiotici. Questo ha creato una resistenza batterica particolarmente importante e l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha fatto proprio a tale proposito una allerta per cercare di contenere, di ridurre il più possibile questo problema. Un problema che impatta in modo importante dal punto di vista sia clinico che epidemiologico che economico. Questo cosa significa? Significa che i nostri pazienti vengono più spesso ricoverati, che hanno giorni di degenza più prolungati, siamo costretti a fare molte più indagini e non da ultimo si possono arrivare in casi molto gravi a sepsi così importanti da portare al decesso. Si calcola che in Europa ci siano circa 33.000 decessi all'anno per infezioni gravi da germi multiresistenti. Tecnologia, Project and Operation Management, ne hanno parlato gli ingegneri clinici nel loro convegno nazionale che si è svolto a Catanzaro e che ha messo al centro il ruolo della tecnologia, ormai fondamentale. Basta pensare ad un ospedale di medie dimensioni e alle migliaia di dispositivi che mantengono il sistema delle cure, della diagnostica, delle chirurgie, della gestione delle degenze. Per questo sviluppo strategico, proprio nel congresso AIC, Associazione Italiana Ingegneri Clinici, è stato siglato un protocollo d'intesa con la FNOPI, Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche, che conta 450.000 iscritti, operatori che più di tutti hanno un rapporto con le persone e con i device. Ascoltiamo dalle parole del presidente AIC, Lorenzo Leogrande, il bilancio del congresso, che ha visto più di 2.000 presenze e partecipazioni di rilievo. Io credo che sia stato un grande successo, tenuto conto che abbiamo avuto delle presenze molto importanti, oltre 1.500 partecipanti, oltre 80 aziende, oltre 300 studenti. Uno dei motivi per cui noi facciamo questo evento è anche quello di intercettare l'università. Presenza istituzionale praticamente al completo, sono venuti tutti gli stakeholder, quindi veramente un grande successo. Un cambio di paradigma nella ricerca, dalla sede istologica del tumore alla profilazione genomica per un'oncologia di precisione. È il cuore dello studio clinico Roam From Histology to Target, che sarà condotto dalla Fondazione per la Medicina di Precisione insieme all'Istituto Superiore di Sanità. Si tratta di uno studio prospettico di fase 2, controllato, randomizzato a due bracci, che coinvolgerà 52 centri di eccellenza sul territorio nazionale e circa 400 pazienti con tumore del polmone, tumore della mammella, tumori del tratto gastroenterico, esclusi i tumori del colon retto e tumori rari in progressione. La sempre maggiore integrazione con big data e real world data deve portare ad una pratica clinica sempre più orientata alla medicina personalizzata. A spiegare bene la mission dello studio Paolo Marchetti, presidente FMP e direttore di oncologia del Policlinico Umberto I di Roma. Ascoltiamolo. L'obiettivo dello studio è quello di dimostrare che identificando una specie
specifica alterazione all'interno di un tessuto tumorale, indipendentemente dall'organo ammalato, è possibile trovare delle proteine alterate specifiche che possano essere oggetto di un trattamento con farmaci a bersaglio molecolare. È stato presentato a Roma un nuovo farmaco per la psoriasi moderata grave, una malattia molto diffusa e spesso sottotrattata sia dai pazienti che dai medici. Si chiama brodalumab e ha un meccanismo d'azione diverso dai farmaci precedenti. È un farmaco biologico e blocca l'infiammazione delle cellule, portando un miglioramento veloce. Lo ha spiegato Antonio Costanzo, responsabile dell'unità operativa di dermatologia all'Humanitas di Milano, che ha parlato di un miglioramento che porta alla pulizia totale della psoriasi in circa il 50% dei pazienti e che può continuare per anni, fino a più di due. Per tutte le notizie consultate il sito dire.it.